facevo proprio perché è stata pulita come bocca di e piantini in una porta 211 e una lancia del 37. Due vetture che hanno fatto la storia a Terrelli, ancora adesso sono attuali perché ovviamente prevalgono molte volte nelle rispettive categorie. Andiamo a vedere il riscontro cronometrico. Sì. Una storia perché...
da 3 secondi a Rosati. Rosati aveva tirato il secondo miglior tempo, Crusoe il quinto, ma ripetiamo, da questa mattina le condizioni sono cambiate molto e soprattutto erano cambiate proprio anche nel corso delle prove ufficiali, quindi coloro che sono entrati in pista per primi hanno trovato una pista quasi attaccata dopo la grandine, i valori abbastanza falsati durante le prove ufficiali di questa mattina. Adesso invece mamma mia, la Porsche 911 SC di Brusori che quasi si intraversa, fa un ottimo controllo però riesce a perdere poco tempo. Tanta cavalleria da gestire e l'ha fatto bene davvero queste correzioni opportune sicuramente, e però alla fine ha fatto gestire tutto. Quella interna con la Dacò Lotus, le inquadrature sulla Porsche 911 di Brusori che ha conquistato la vittoria nella prima manche, mentre la Talbot va ad affrontare lo sterrato. Quante correzioni davvero, molte volte per Simone Brusori con la 911 Race Sport. Certamente anche per la tanta potenza da gestire come il tutto posteriore tedesco. Si va sulla terra con la Porsche mentre sfreccia sul rettilineo del paddock la Talbot, il salto per la Porsche di Brusori che ha già vinto la prima manche e credo che sia in vantaggio a Tinti. Sì, ovviamente diciamo così che forse la Carbonotus e soprattutto Rosati si sono divisi meglio questa mattina quando le condizioni del tempo erano più aperte, nel senso avendo meno potenza ovviamente c'era più guida, si poteva divisere meglio, ora che il terreno non dico sia giusto ma quasi, e si evidenzia anche la differenza di prestazioni tra le due vetture. La potenza sicuramente ben utilizzata, una pista che contrariamente a quanto sembrava comunque sicuramente Stefano Rosati si sta anche divertendo perché comunque è una vettura divertentissima, molto prestazionale, e qui c'è spettacolo anche per il pubblico oltre che per chi la sta guidando, perché comunque il divertimento è assicurato. La bandiera Scanzi arriva sicuramente tra Bazzitoli e Tonelli, Bazzitoli con la 131 Abarth e Ford Escort per Tonelli. Vediamo di traverso la 131 Abarth sul nostro rettilineo mentre Tonelli era le prese con lo sterrato. Madonna, che sottosterzo! Ci mostra una gigantografia della 131 Abarth. Vediamo intanto oggi aveva affidato il terzo tempo Battistoli, il quarto Tonelli, ma separati di pochi centesimi, quindi come dicevi Ted, una sfida molto equilibrata questa. Assolutamente, assolutamente equilibrata, con due vetture assolutamente simili come prestazioni, e perciò non sarà combattuto fino alla fine. Beh, Andrea Panelli con l'esco terrestre del Moin Sport, che comunque assolutamente sta aumentando al meglio la vettura, la guida in maniera molto sporca, ma comunque un secondo e 34 è sicuramente molto, e Battistolli comunque utilizza molto bene una vettura, chiaramente una vettura molto più neutra dell'insieme, la 131, e in questo caso proprio Battistolli che si sente un po' al sicuro in questo senso nei confronti di un Tonelli che deve remare molto per cercare di guadagnare qualche decimo di secondo, anche se il risultato è molto molto evidente. Guardate comunque che spettacolo, è grande quello, sì, guardate come comunque si naviga molto. Quello che voglio dire è anche solo il rumore di queste vetture, devo essere sincero, per dire la pelle d'oca, insomma. Se andiamo ad analizzare, se li confrontiamo con le nuove R5, ma è un'altra storia, bandiera Scacchi allora per partire, attenzione al semaforo e via,
per la seconda mano due ruote motrici, bottonelli all'esterno con la corda escort e all'interno la 131 Abarth di Battistolli. Vediamo, le inquadrature sono per la corda escort che affronta il tracciato, la parte asfaltata del tracciato traverso, guardiamo la guida di Nelly che sta cercando. Fa bene a crederci, Nelly, spettacolare, molto spettacolare. Completamente di traverso, grande controllo per Tonelli che ora affronta di traverso sullo sterrato la salita che porta al salto e poi di nuovo sull'asfalto verso il cronometro per andare a verificare. Guardate che termine fa fatica, qua Battistolli e 2 il vantaggio di Battistolli, ancora 131 Abarth più veloce della Ford Escort. Quadrature ora proprio per Battistolli, lo seguiamo mentre abbandona lo sterrato per andare sull'asfalto. Queste inquadrature sono incredibili, veramente bello vedere le auto storiche in pista perché ci riportano indietro negli anni e queste ho fatto il tempo a vederle, anch'io, quindi, quindi capisco qualche mese dietro, dai. Capisco come poi gli appassionati un po' più grandini abbiano veramente un grande piacere nel rivedere le vetture che hanno fatto parte della loro giovinezza, della loro adolescenza. Area 48 storica, leggendaria del Motor Show, dove vetture leggendarie fanno la loro apparizione. Madonna, che sottosterzo! Sono ancora in gara come quelle che vedete inquadrate in questo momento, che vedete sfilare sotto le tribune la Lancia Delta sia per Romagna che per Lucchi, e sono autori rispettivamente del primo e dell'ultimo tempo, ma ancora una volta con condizioni molto diverse durante le prove ufficiali. Bello il fiammone! Sono simili le vetture in questo caso, due semivalvole e comunque... cavolo, Romagnolo è davanti! Molto simili, determinata in questo caso da Romagna, che ha impresso un ritmo veramente molto molto importante. Vedete ancora le fiammate dallo scarico della vettura. Bello, ma io li sto riprendendo tutti questi della classica livrea nera. Romagna sfrutta anche il fatto di aver corso ieri nelle ruote dei carri, infatti da un margine di 4 secondi nei confronti di lui, questo è il tempo zero. Sta contando molto aver corso nei giorni precedenti, non c'è dubbio, l'abbiamo un po' visto solo per gli altri piloti, Romagna che salta. Che salto! E l'arrivo di traverso proprio per Romagna, Doric e poi Gareth Potter. Vediamo Lucchi all'interno con Romagna nella pista interna. Entrambi con la Lancia Delta, livrea nera, grigiosissima per Lucchi, che vediamo inquadrato in questo momento, e vediamo se riuscirà ad avere la meglio in questa seconda manche. Siamo ecco i 6 secondi e 8 di prima, probabilmente da giro precedente abbia annunciato questi problemi. Peccato quindi per Lucchi, che è costretto ad abbandonare la seconda manche. Vedete la sua Lancia Delta è parcheggiata in questo momento, si procede perché è fuori veramente dalla traiettoria, è fuori dalla pista. Madonna, ma che bello!
quanto ha rischiato, Romagna veramente ha rischiato di metterla di taglio. Ma che belli questi fiammoni, ma che belli! Dallo scarico, sta facendo delle gran fiammate dallo scarico. Il cronometro che chiaramente vede soltanto Romagna protagonista, 54-2. Sì, lo blinda sicuramente questo risultato, perché non è che poi c'è il rischio di giudicare il più veloce come nelle passate gare. Qui è la sfida. E qui ormai la sfida è un 1-0 di Romagna nei confronti di Lucchi, è garanzia assoluta, per cui però era troppo il distacco di circa 7 secondi. Marco. Qualificazione per loro. Totoriolo, Sesterna, quadrature per lui. Sempre altamente spettacolare, utilizza quel curvone Costituzione il siciliano, ricordiamo già vincitore tra le tante gare di tre Targa Florio, sicuramente non con pilota avvezzo ai grandi appuntamenti, e chiaramente quello dell'asfalto della Targa Florio, ma anche sulla terra se la cava molto bene, sicuramente un ottimo pilota, Totoriolo, e poi una grande passione ovviamente anche con le macchine a pedali, perché comunque è una passione che nasce da dentro, ma è anche un ottimo pilota. Sempre sì, bel salto per la Legacy, macchina grande, robusta, simpaticamente ritornato un taxi, ma voi mezzo a quei tempi era considerato un taxi, non tanto per le prestazioni ma quanto per le dimensioni. Arriva di traverso e il crono premia proprio Totoriolo al primo giro a 4 secondi. Oh, a 4 secondi e 3 vantaggio su De Marco. Ovviamente è saltato sullo stesso. Sì. Che spettacolo, troppo bello vedere in pista queste vetture meravigliose e sentire un sound incredibile che davvero non si sente più. La guida di De Marco che accompagna l'Audi verso poi l'accelerazione e di potenza la vettura appunto si inserisce in curva, non è facile no, ma si vede, si nota chiaramente che insomma è anche una vettura anche più moderna di concezione, adesso è sicuramente più agevole, e infatti arriva la mandi alla scacchi in questo appuntamento sulla seconda marcia. Pronti per la partenza, eccoli la Kia De Marco sulla pista esterna, Totoriolo all'interno, Audi 4 potentissima, ma anche il che scatta, sono partiti, l'ultima sfida prima delle due manche per le qualificazioni, guardate la guida di traverso di Ormezzano come controsterza con la sua lancia delta anche per Pedolfi. Due giri secchi anche per loro, belle queste immagini, grazie alla regia, la gigantografia della lancia di Ormezzano, possiamo portare la sua guida, interventi sul volante, guardate che belle queste immagini, con la luce che ancora ci consente di sfruttare dentro l'abitacolo, di vedere come i piloti vanno ad agire di continuo sul volante per aggiustare questo, un bellissimo salto Ormezzano, pluri vincitore nei rally a partire dal 1966 quando con una Opel Kadett vinse la Coppa Zaycir e in Ormezzano per 8 3 metri e anche Pedolfi, devo dire che anche Nicolò Pedolfi ce la sta mettendo tutta e non vuole lasciare nulla al caso, e comunque parte aperta, ci prova, si sta guidando molto bene e la butta dentro veramente con grande determinazione, con grande grinta, e riesce anche a essere redditizio nella sua sfida, e dunque ancora partita aperta per questo ulteriore match, una sfida fra Ormezzano, grande pilota del passato, come detto Teddy, ovviamente un ottimo professionista, e Pedolfi che però sicuramente sta facendo la sua bella figura con una differenza davvero minima. Siamo ormai con la bandiera a scacchi che è pronta ad agire il vincitore. No, è andato lunghissimo. Di non moltissimo, assolutamente, perché siamo proprio lì attaccando alla... Che si spegne e sono partiti entrambi ultimamente, direi, Pedolfi e Ormezzano, lancia netta per entrambi un equilibrio incredibile.
prima manche che è stata vinta da Orbezzano, ma per un solo grande Fede. Pedolfi, intanto vi ricordo che subito dopo queste qualificazioni delle quattro ruote motrici rimanete con noi perché prenderà via il Memorial Bet e le semifinali che saranno seguite per il primo posto, quindi attenzione. E vi ricordo anche che sono già stati delineati i piloti che prenderanno parte alle semifinali, che sono Solberg e Basso, Rovanpera e Soninen. Intanto gustiamoci questo. Sono davvero molto vicini ancora, però in questo caso qualcosa che evidentemente non va, ecco, problema per Mezzano. Problema di tenuta alla macchina. Eccoci. Poi lui che si può divertire, dipende. L'ultimo giro di questa seconda manche. Vediamo se riuscirà a recuperare qualcosa Mezzano, però la vedo difficile se il andato. Se non c'è un errore di Pedolfi non può far nulla per recuperare, deve affidarsi soltanto a un eventuale errore dell'avversario. Ecco intanto le inquadrature per Pedolfi in vantaggio in questa seconda manche, sta nel traguardo.